Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale. Allora, sembra che Dzeko abbia accettato la soluzione Inter. Del resto, Dzeko sono 3 anni che vuole andare via, l'ha provate tutte per andare in diverse squadre, ha rifiutato solo il Chelsea lui. Per il resto non ci sono state le condizioni per farlo partire, ma adesso sembra proprio diretto verso Milano, sponda Inter, e quindi si fanno i nomi del possibile sostituto. Io ne ho già parlato un pochettino ieri. Già ieri mi stavo esprimendo in maniera un pochettino diversa da tanti. Sapete tutti, chi mi segue sa che io sto perorando la causa dei centrocampisti, che secondo me sono veramente l'aspetto principale che bisognerebbe prendere in considerazione, ma per quello che riguardano almeno i media, sembra che la Roma si sta buttando capo e piedi alla ricerca di un altro attaccante che sostituisca Dzeko. Il nome che si fa da ieri, in maniera assoluta praticamente, lo stanno facendo tutti, è quello di Tammy Abraham. Tammy Abraham è un attaccante inglese, per la verità è un attaccante nigeriano, di famiglia nigeriana, è cresciuto nella cantera del Chelsea, poi mandato a giocare in diverse squadre di Championship come il Bristol, come lo Swansea, poi l'Aston Villa, dove ha fatto buone cose nei campionati minori ovviamente, e poi è tornato al Chelsea. La sua carriera nazionale è buona fino all'Under 21. Poi, per quanto riguarda la nazionale maggiore, esordisce prestissimo nel 2017, ma le presenze sono poche. Credo che la sua ultima presenza sia relativa al 2020 in un amichevole, credo contro l'Irlanda. Prendetelo, non ricordo bene, però probabilmente è così. È un giocatore molto, sicuramente forte, sicuramente di prospettiva, non più giovanissimo. Non più giovanissimo vuol dire che non è un giocatore di 20-21 anni, che negli ultimi anni sembrava dovesse essere il titolare assoluto del Chelsea fino a che c'era Lampard. Poi con Tuchel è sceso di graduatoria anche per un infortunio abbastanza importante alla caviglia. È un giocatore che a me spaventa un po', perché è un giovanissimo con una serie di automobili alla Cristiano Ronaldo, con tutte le sue varie Ferrari, Lamborghini. E sapete che come la penso sui giocatori che dovrebbe prendere la Roma, perché Roma è una città difficile. Lui peraltro è un londinese 100%, pensate alla sua storia strana, lui è da sempre tifoso dell'Arsenal, eppure è cresciuto da sempre nel Chelsea. L'altra squadra che se lo contende sembra adesso sia proprio l'Arsenal, solo che il Chelsea sarebbe intenzionato a venderlo fuori dall'Inghilterra, non certamente a venderlo a una squadra di Premier, soprattutto una squadra di Londra come l'Arsenal, come il Chelsea, insomma. Non lo so, vedremo. Io sono un pochettino freddo sulla cosa, perché si fanno delle cifre di 40 oltre milioni e oltre milioni. E se dovesse dipendere da me, io con quei soldi lì comprerei due giocatori. Perché ci sono giocatori altrettanto forti che con 20-25 milioni li prendi. Sapete benissimo che io mi sono speso per Shardar Azmoun, attaccante iraniano, che secondo me è molto forte. Ma ci sono anche altri giocatori in giro, ecco. Quelli su quelle cifre lì, sui 40, sono Isak, anzi, attaccante svedese. Colored anche lui del Real Sociedad, giocatore che ricordo che prima degli europei poteva essere preso con 25 milioni, ma la Roma non ha affondato. Io la campagna acquisti della Roma e di Diego Pinto la vedo abbastanza attendista, abbastanza prevedibile. Invece, secondo me, le campagne acquisti belle sono quelle un po' arroganti, quelle dove si rischia un pochettino. Questo nella Roma non lo vedo. Oggi ci sarà il primo allenamento di Matias Vigna, finalmente, dopo una 20 giorni e passa tra quarantena e attese,
È arrivato il tanto agognato comunicato ufficiale, un giocatore della Roma. Oggi ci saranno il primo allenamento ufficiale perché lui in realtà si è allenato ieri in una trigoria praticamente chiusa insieme a Shomurodov e Cristante e l'infortunato Spinazzola e Villar si sono appunto allenati da soli a Trigoria, credo con un solo preparatore atletico della società. Quindi oggi lo vedremo in campo, speriamo che ci facciano vedere qualche immagine, che AS Roma ci faccia vedere almeno in rete qualche immagine dell'allenamento e niente, il prossimo appuntamento sarà il 14 agosto nella presentazione ufficiale della squadra. Ragazzi, per adesso le notizie sono queste. Io se dovessi dare un consiglio a tutti, non metterei tanto il cuore su Abraham, perché ve l'ho spiegato perché. E niente, vediamo quello che succede. Tanto non ci sarà tanto da aspettare. Credo che questa settimana la deadline sarà domenica, insomma, si sapranno quali sono le intenzioni della Roma. Occhio alle polpette avvelenate, occhio ai depistaggi, perché potrebbero essere anche dei depistaggi questi. E occhio alle notizie che vi danno praticamente tutti, esce un comunicato e tutti praticamente, ma io mi chiedo se la gente abbia ancora delle opinioni, soprattutto gli youtuber che ci sono in giro, perché a me sembra veramente che esca una notizia che tutti la diano, senza considerare il come, il perché, insomma le loro opinioni personali. Probabilmente tutta gente che non ha mai visto giocare Abraham, che non sa neanche chi sia. Purtroppo succede così, esce un nome e poi tutti fanno gli esperti, ma in realtà, credetemi, non sanno neanche se è destro o sinistro. Vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale come state facendo in tantissimi, io sono onorato di tutte le iscrizioni di questi ultimi giorni, grazie della fiducia veramente, e condividete il video, attivate la campanella se vi va, se non vi va non attivatela che non è un problema. Vi saluto, ciao a tutti, forza Roma.